Natale 2019 è praticamente alle porte, siete già prontissimi? Sì, siamo pronti, stiamo finendo gli ultimi allestimenti. Ogni comune, ogni paese, ogni cittadina che partecipa ai Natali della Vallagarina sta declinando il Natale secondo il proprio stile, secondo la propria unicità, secondo il proprio cuore, diciamo. E quindi a Rovereto è Natale di luce, quindi luce, simbolo di pace, simbolo di fratellanza, simbolo di unità. Rovereto è la città della pace. E poi ha il Palazzo Barocchi, quindi il Natale all'interno di questi palazzi settecenteschi, accompagnati dai vellutai, questi personaggi storici, in una visita guidata magari al tramonto, a lume di candela, molto romantica, piuttosto che il Natale al Castello di Avio, questo maniero cinquecentesco all'entrata della Vallagarina che domina tutta la Val dell'Adige, con i mercatini legati alla tradizione, quindi mercatini legati alla gastronomia, all'artigianato, e con il racconto delle fiabe, delle storie legate al castello per i bambini. Bene, e per la stagione sciistica? La stagione sciistica, investimenti, 3 milioni di euro per rifacimento di una pista, allargamento, rifacimento completo del kindergarten, campo scuola, per i bambini che cominciano a sciare dai 3-4 anni in su, ma anche creazione di una nuova area con una pista per bob e slittini, un tapis roulant per la risalita, un parco giochi con giochi in legno appunto per i bambini più piccoli che non sciano, una zona lounge per i genitori che si riposano e guardano i piccoli che si divertono, e poi un ski lift vintage ricostruito come era negli anni 80 per gli amanti della neve fresca, del tallone libero, del freeride, in una parte remota della ski area, senza innevamento programmato ma solo con neve naturale, un tuffo nel passato per gli amanti di quel tipo di sci. E poi la ski night, quindi 2 sere a settimana, martedì e sabato, sci notturna in un'atmosfera ovattata con le luci soffuse, e poi la festa che si prolunga fino a tarda notte nei rifugi. Però bello, complimenti, grande stagione, quindi anche questa 2019-2020. Sì, vi aspettiamo sulle piste oppure in rifugio la sera. Grazie.